Cari amici, buonasera e abbiamo ancora una volta con noi il piacere di avere Franco Maccario. Franco Maccario che è il segretario generale nazionale del COISP, un agguerritissimo sindacato di polizia che spesso ci viene a trovare e io lo ringrazio di Grazie a questo. voi. E spesso ci viene a dire di prima mano che cosa vede il poliziotto, che cosa vede ovviamente anche il carabiniere, perché voi non lo sapete, ma questo sindacato tutela tutti gli appartenenti alle forze di polizia, anche quelli che non hanno un sindacato, anche quelli che hanno altri sistemi di tutela, ma lui, secondo me, giustamente, cerca di guardare a 360 gradi. Grazie anche di questo, te lo volevo sempre dire, Grazie. ma adesso te l'ho detto. Allora, abbiamo sentito questa legittima indifesa che era il leitmotiv del convegno fatto 2 settimane fa a Martellago. Ma possibile che si debbano inventare il nostro potere legislativo, si debba inventare delle leggi che se le avessimo date da fare ai nostri nipoti di 2 anni, forse le avrebbero fatte meglio e con più criterio, di giorno sì, di notte no, bisogna vedere che ora è, se è buio, se è il crepuscolo, se c'è la penombra. Se c'è l'eclissi di sole ed è buio, allora puoi L'ora sparare, legale, l'ora legale. Ma insomma, una cosa seria, no? no? Ma si è scatenato un putiferio attorno, per fortuna anzi, si è scatenato il putiferio attorno a questa cosa. Ma la più bella è quella, la vignetta, una delle tante che ho visto, che c'era pistola col crepuscolare sopra, Certo, fantastica. Cioè, allora, tra le tante, dico, io veramente avevamo inventato il titolo legittima indifesa per fare il convegno ad essere provocatori. eh sì. Sì, abbiamo capito che invece l'hanno presa sul serio, nel senso che la parola indifesa, hanno creduto che fosse l'obiettivo da Invece raggiungere. no. Sono un po' obnubilati in Parlamento. Lo Ma dico con tutta. A me non mi fa sorridere, l'hai detto tu, cioè, bisogna essere un po' svalvolati per scrivere una parola che sotto il profilo giuridico non ha nessun valore o comunque nessuna interpretazione, oppure lasciami le interpretazioni, cioè non esiste piccino, lontano, notte, giorno, queste parole qua non hanno un senso se non per la vita quotidiana. Quello che mi spaventa invece è che nessuno dei parlamentari o comunque di chi ha il potere, è sempre così, ritiene di informarsi prima, cioè di capire il E no? problema, poi affrontarlo normativamente come nel loro giusto potere e che deve essere esercitato. Se il risultato è questo, Ma veramente sai, siamo alla mercé di probabilmente patetici. sarebbe ammettere un'ignoranza. No, sarebbe fare quello che un buon politico deve fare, confrontarsi con la Informarsi prima, gente, informarsi, confrontarsi. Non confrontarsi con c'è chi lo sa. niente, non c'è niente di male, Anzi, sarebbe quello previsto dalla nostra Costituzione, rappresenti il sarebbe il minimo popolo. sindacale, tanto per rimanere in Giusto argomento. per. Beh, invece viene visto effettivamente da molti, da un po' di anni, quasi come una diminuzione, doversi confrontare Sì. col popolo, con la gente, con le associazioni, i sindacati, insomma. Va Ma bene, sembra che guarda. quando entrano in Parlamento hanno una specie di nuvola che scende dall'alto, Sì, li catapulta una sorta di un'intelligenza luce divina. superiore. Sì, Va sì, sì. bene. Dopo Senti, abbiamo scoperto che è polvere bianca, ma insomma. polvere bianca, ne parliamo fra un attimo. Intanto sentiamo un secondo che cosa ha detto il segretario del COISP, che forse conosci, di Venezia. Prego. Che significa indifesa? Allora, legittima indifesa. Perché indifesa? Perché di fatto c'è una legge che disciplina la normativa sulla legittima difesa, però di fatto ultimamente stiamo assistendo a un vero e proprio rovesciamento di campo, perché la vittima diventa di fatto l'indagato e l'indagato ha tutta una serie di garanzie che la legge riconosce, però ricordiamoci che la vittima è colui che paga 2 volte, prima perché subisce una violenza psicofisica, fisica, psicologica e poi perché si trova comunque all'interno delle maglie della giustizia e deve rispondere di un qualcosa che ha fatto in uno stato di necessità, quindi in difesa perché? Perché non vogliamo una legge nuova sulla legittima difesa, ma vogliamo che la legge venga applicata e quindi chi deve essere condannato e deve andare in carcere, deve andare in carcere. Questo dice la legge e noi vogliamo che venga rispettata la legge. Allora, ecco, spieghiamo un fatto.
è possibile che le leggi ci sono, obiettivamente, non c'è bisogno di farne ancora un'altra, ancora un'altra, ancora un'altra. Oppure togliere tutto e fare ex novo. Ma è così difficile da capire? Io non so quale sia la strada migliore, la lascio a chi ha ricevuto il mandato per decidere, però voglio fare un'analisi su cosa vogliamo. Cioè, ecco. Oggi, piaccia o non piaccia, al di là dei soloni, di coloro che vivono di ideologie e quant'altro, abbiamo oggi, ogni notte, e per notte significa anche giorno, perché sennò sì, qua ci capiamo più queste frasi, almeno 4-5 vittime ogni notte. Ma 4-5 vittime vuol dire stuprate, vuol dire picchiate, vuol dire violentate, vuol dire... Allora, se io, dico, Ganger, se io dico che ce ne sono... In ostaggio tiene il minorenne pestato dal branco. Sì, no, io... Ma questi sono... Senza contare questi, senza, io parlo solo in casa. Sì, allora, in casa. Se... In casa o in negozio. Allora, qual è l'obiettivo che noi ci dobbiamo porre? Difendere questi 4-5 che diventano 50, 100, 1000? O quell'unico delinquente che magari non era armato ed è stato magari ammazzato lo stesso perché è penetrato dove non doveva andarci e poteva fare a meno? Cioè il fatto del pericolo che qualcuno entri in casa perché così gli è sfuggito il pallone, sono tutte baggianate, ma anche fosse concreto il ragionamento, il pericolo che potrebbe succedere una vittima, guarda, è molto meno di quello che potrebbe qualcuno, che sta succedendo. Scusa, solo una cosa. Sì, sì. Mi piace quando fanno dei discorsi tipo servono più carceri, certezza della pena. Sono d'accordissimo. Sì, anzi, io sono d'accordo, diciamo, che le armi dovrebbero essere proprio eliminate. Anzi, di più, i cittadini non si dovrebbero proprio difendere. Però fin tanto che non ci sarà questo... Ma perché non si dovrebbero difendere? Perché c'è uno perché Stato, c'è uno Stato che li difende, certo. Fin tanto che non ci sarà questo, fin tanto che non ci sarà la certezza della pena per cui uno viene preso, messo in carcere, quella volta che viene preso, ci rimane. Per quanto, cioè, finché non ci sarà questo, abbiamo bisogno di tutelare facciamo il cittadino. Facciamo una parentesi, è dei giorni passati la notizia, secondo me sconvolgente, pensavo di stare in America, un condannato a 124 anni per omicidi al plurale, non al singolare, dopo 24 anni di carcere, a 66 anni, è uscito. Sì, ma non è, purtroppo, la gente non sa che c'è un anno di premio ogni 3, 20 sì, giorni ogni di buona condotta ogni 2 mesi. È una sorta di terno all'otto? Insomma, possibile che dobbiamo vivere in questo modo? I figli delle persone che sono state ammazzate da questo qui, non la subiscono come una provocazione? La subisco anch'io da cittadino che non ho avuto magari le sofferenze che ha subito quella persona. Cioè, per anni però si è andati dietro a tutelare la vittima, a tutelare il reo più che certo, la vittima. E oggi ci troviamo con una moltitudine di vittime incazzate, giustamente, oppure che non parlano più perché sono decedute. Noi operatori delle forze di polizia totalmente incazzati e soprattutto anche demoralizzati, ma l'angoscia totale che proviamo è quando andiamo nelle famiglie e troviamo questi disagi, disastri, no? Oppure paradossalmente anche quando li subiamo, perché siamo anche cittadini, certo, e molte volte certo, li subiamo. Quindi vedere che c'è qualcuno che parla, che non sa neanche che cosa dice, oppure opera come hanno fatto adesso per cercare di, penso, migliorare, non lo so, a questo punto mi viene il sospetto che l'abbiano fatto apposta per evitare di toccare, certo, di fare una legge normale, ecco, allora ci si incazza davvero. In questo momento, su questo argomento, piaccia o non piaccia, c'è una sensibilità, un nervo scoperto che non vederlo è da delinquenti, ma da delinquenti veri. Eh sì, allora, io ho sentito il capo della polizia, che peraltro, da quando c'è, sembra che in qualche modo si parli di più di questo fatto, e già questo è tanto. Ne ho apprezzato la presenza ovunque avrei dovuto dire qui ci dovrebbe essere il capo, lui già c'era. C'era. Sì, sì, e questo francamente non è una cosa che ho visto spesso, ne ho visti diversi e svariati di capi della polizia nella lunga vita che ho fatto professionale, ma come questo non ne ho ancora visti. Certo, si ritrova un disastro organizzativo che riguarda la sicurezza più in generale, sì, oltre i corpi di polizia e la polizia di Stato in particolare, che
anche non se può. Fosse Nebo Kid, no, non, con le mani potrebbe... non può fare. Certo, una cosa, fa il sindacalista, a me va anche bene, perché voglio dire, il primo sindacalista dovrebbe essere proprio il, primo. Il capo. Sempre, e quando dice che abbiamo sostenuto. Dice quelle cose che abbiamo sempre detto noi, che ci hanno pure accusato, anzi anche massacrato, per esempio che abbiamo un'età media che è passata da 34 a 47 sì. anni, che abbiamo un numero inferiore rispetto a quello che era necessario, che tra l'altro mi ruba pure le battute simpaticamente, dice che va a Roma con la, certo. con la stampante 3D, fa i poliziotti che tutti gli chiedono, questa gli ho detto adesso però si fermi che altrimenti io no. sono disoccupato. Dire. Allora vediamo che cosa ha detto il capo della polizia. Io non sono un giustizialista, credo ai giusti processi, credo che la legge debba essere rispettata, ma quando è accertata una responsabilità la pena deve essere congrua e deve essere effettiva. Se questo non è, è inutile far sì che i cittadini si sostituiscano esponendosi, perché io sono convinto che una indiscriminata, un indiscriminato accesso alla legittima difesa renda ancora di più indifesi i cittadini, perché aumenta esponenzialmente l'aggressività dei criminali. I cittadini devono essere tutelati, ma devono essere tutelati da una cornice di sicurezza che parta dalla certezza della pena e dalla effettività della pena scontata nelle patrie galere. Signor Capo... Sul fronte terrorismo è... Siamo davvero i più bravi del mondo? No, 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 noi non siamo i più bravi del mondo, siamo semplicemente un paese nel quale, a seguito di tante vicende che hanno caratterizzato in negativo il paese, il terrorismo interno, la criminalità organizzata, ci sono delle buone forze di polizia, c'è un buon sistema di intelligence e c'è anche una condizione che in questo momento ci mette un po' in una situazione di diversità rispetto ad altri paesi europei, perché da noi queste forme di radicalizzazione che è riferita soprattutto a persone di seconda, terza generazione, da noi non ci sono ancora. Questo mix fino adesso ci ha messo a riparo da queste situazioni, ma guardate, io lo vado dicendo, non è una situazione permanente, purtroppo siamo dentro una minaccia, l'importante è che però la gente continui a vivere la propria vita, cioè noi la cosa che dobbiamo evitare, le forze di polizia in primis, ma anche il sistema dell'informazione, è quello di dire, guardate, il modo migliore per affrontare e sconfiggere questo tipo di terrorismo è continuare a vivere la propria vita. Signor Capo, scusi, un flash sulla prevenzione, sul controllo del territorio. Si sente spesso, spessissimo, troppo spesso dire che quella parte del territorio non viene frequentata dalla polizia, dai carabinieri. È possibile continuare? Credo che sia anche il frutto di... un po' perverso del fatto che in questi anni non si sia dato luogo a un ricambio delle forze di polizia. Le forze di polizia stanno invecchiando. Io ho riconosciuto, perché poi c'è sempre questo atteggiamento a volte di lamentarsi soltanto, io ho riconosciuto che le ultime due leggi di bilancio hanno dato un chiaro indirizzo per invertire la tendenza, ma ovviamente quando si creano dei vuoti particolarmente significativi i tempi di recupero sono estremamente più problematici. Il controllo del territorio, lo sta ripetendo il Ministro dell'Interno in maniera quasi ossessiva, cioè per far capire l'importanza. Lo utilizzo questo termine per far capire quanto il nostro ministro abbia ben presente il tema del controllo del territorio, che però passa attraverso un potenziamento delle fila di persone giovani che devono entrare nella nostra amministrazione. Non si possono fare le volanti con persone a 54-55 anni. Il controllo del territorio, secondo lei, come diceva Sciascia tanti anni fa sulla mafia, potrà essere fatto anche dai maestri elementari che, da tutti, da tutti. Che fanno cultura sì. della legalità? Io sono pienamente d'accordo con lei. Il concetto della sicurezza è un concetto integrato ed è un concetto che è prima di tutto ha un profilo culturale.
dove tutti si devono essere e considerare attori. Poi, come dicevo prima, l'esercizio della forza è una prerogativa dello Stato e deve essere lo Stato ad esercitarla. Poi è chiaro che si creano le condizioni di sicurezza, le condizioni di sicurezza attengono alla scuola, all'educazione alla legalità, alle comunità che si riappropriano dei territori, perché i territori una volta abbandonati poi sono preda di chi ha interesse a farli degradare e a far vivere le comunità nella paura. Allora, abbiamo sentito questa, praticamente ha detto quello che diciamo normalmente tutti noi. Sì, ma basta girarsi indietro di un anno e troviamo il vuoto per almeno 3-4 anni. Cioè, assoluto. Quante volte abbiamo denunciato che non avevamo un capo della polizia? Quindi ci fa piacere, però come ha detto, come ha ribadito, quando si sono create le condizioni per creare questi disastri, ci vuole poco per rovinare, ma per ricostruire ci vogliono immaginate anni. Solo gli appalti europei, immaginate i concorsi che ci vogliono un paio d'anni. Per l'amor di Dio, ma io la settimana scorsa ho detto che forse dovrebbe essere il contrario, cioè viene detto spesso faremo il possibile per le forze di polizia, per la sicurezza e poi facciamo i miracoli per i migranti. Io di solito mi preoccupo quando mi dicono siamo vicini alle forze di polizia. Sì, no, non è che è proprio... meglio. No, lo dico con un po' di ironia sicuramente. Carichi di lucciole fanno sì, l'impossibile, i miracoli per i migranti. Scusate, ma non possiamo fare il contrario, facciamo i miracoli per la sicurezza e poi facciamo il possibile per gli altri? È un problemone questo, io ho le mie idee, ovviamente abbiamo le nostre idee, però qui prevale veramente l'ideologia, questo non è più, anche il fatto stesso, partiamo da qui, emergenza e immigrazione, ma l'emergenza è una cosa che si verifica nel momento. No. Mica da 7-8 anni. Settimana scorsa ho ricordato... Uno che chiama emergenza una cosa del genere. Ho ricordato... già questo. Zamberletti. Sì, con la protezione civile, certo. Sì, ma... La prima. Gli albanesi che certo, arrivavano nei primi anni 90. Insomma, di che parliamo? Emergenza? Sì, no, io parlavo degli ultimi 7-8 anni perché mi riferivo al fatto del canale Sicilia, sì, eccetera. Però è chiaro che il problema è ancora più a monte, insomma. Però chiamarla emergenza, già questo dimostra come si vuole affrontare le cose. Mi pare, le mi cose, pare no? francamente esagerato. Che cosa è possibile fare i cittadini? Cosa possono fare per cercare di dare una mano alle forze di polizia? Ronde, non mi pare il caso, organizzarsi, però chiamare, possiamo chiamare il numero del pronto soccorso? Sono un po' di parte, nonostante la legge disponga da un bel po' di anni ormai di utilizzare il 112, che originariamente era dei carabinieri, adesso è diventato il numero unico europeo. Si chiama, il numero unico europeo. Ma ve lo dico perché in molte città purtroppo risponde con lui civile. Un call center, cioè non risponde più l'operatore di polizia che ha fatto i suoi anni in strada e poi che sa che cosa sta succedendo, eccetera, sa anche fare le domande giuste per poter vedere se è uno scherzo, mitomani, perché poi purtroppo anche questo, il 50% delle volte purtroppo sono segnalazioni o chiamate inventate e quindi già con le poche risorse che abbiamo se le disperdiamo, oppure viceversa per chi non è del settore, perché sanno benissimo che se mandi una macchina da una parte tu puoi permetterti di fare magari un furto da un'altra, vuol dire. Ci sono tante cose che sono del settore, cioè di chi conosce l'operatività. Immaginatevi che il disgraziato che ha bisogno e fa il 112 NUE e risponde un call center. Noi siamo totalmente contrari a questa cosa. Ma siccome è invaso l'idea che bisogna mettere i poliziotti per strada, i carabinieri, eccetera, senza capire di cosa stiamo parlando, perché qua il problema non è andare in strada, il problema è far lavorare bene, no? E c'è tutto un apparato che va coltivato. Uno dei più delicati settori è proprio quello della sala operativa con le emergenze. Certo. Cioè l'abbiamo appaltato come fosse da vendere le schedine dei telefoni. Certo. Tipo gli appalti della Concept. Io più di dire che sono fulminati, cosa devo dire? Cioè fulminati.
anzi possiamo dire totalmente ignoranti senza che si offendano. Sì, no, beh, nel senso ignorano totalmente, ecco, nel senso cosa che ignorano. Stanno facendo, cioè loro non vivono l'angoscia, la vivessero una volta, chi decide questo, la vivessero, non so se è uraio, è brutto uraio, però siccome è l'unica arma rimasta, io dico diciamo stesso. Io vorrei che la provassero senza cose gravissime, no. Va bene, la provassero e si mettessero lì a sentire dire ieri sentire dire cosa dice, vuole parlare in italiano, in francese, in inglese, in ieri giapponese. sono stati 39 anni dal ritrovamento del cadavere di Aldo Moro, solo in quella circostanza tutti si interessarono alla sicurezza e alle forze di polizia, perché solo in quella circostanza ebbero la certezza che forse il prossimo poteva essere uno qualunque di loro. Certo, vabbè, e allora a quel punto guai a quel popolo, guai. Che ha bisogno però degli ma eroi. Ma è possibile mai? Dobbiamo arrivare a questo? Sì, questa è un'angoscia però, messa così è totalmente ma questo è l'unico sistema. Voglio dire, ricordiamo. Aggiungo che purtroppo c'è anche una maledettissima arroganza da parte c'è di c'è un'arroganza? E quindi sì. Questo impedisce anche la disponibilità di confronto. A un certo punto viene anche meno, perché dici, ma sai che c'è? Quel paese per quello che vuoi, drogati, fai, briga, cioè. A questo punto uno spera solo, non so, quando si va a votare? Si vota, ma a parte che anche se si va a votare. Votare che cos'è? Remember, è una cosa sì, studiata alle scuole. Studiata in scuola, a scuola, non mi ricordo che cos'era. Vabbè, senti, vediamo adesso di seguito. Che cosa vediamo di bello? Di bello? Guarda, intanto il saluto del questore che era presente al convegno del COISP e che io... l'ex questore di Venezia. Ma io ho detto cosa vediamo di bello. Vabbè, e dopo vediamo di bello anche il professor Meluzzi e il dottor Foiadelli che hanno detto delle cose che secondo me sono da firmare a una. Prego. Vi porterò sempre nel cuore, questo non c'è ombra di dubbio, è stata un'esperienza meravigliosa. Ho imparato tanto in una città internazionale, al centro del mondo. Porterò un bagaglio a Torino che credo altri non potranno mai avere. Quindi grazie a tutti i veneziani, grazie a questa meravigliosa città per i risultati e le soddisfazioni che mi ha dato. E adesso vediamo l'altro intervento. Quello che volevo aggiungere, mi scuso, che è un argomento che capisco essere molto sentito, è quella del cosiddetto atto dovuto. Questa è, scusatemi l'espressione, una gran balla. Non è vero che è un atto dovuto. Il fatto dell'iscrizione della vittima che ha reagito nel registro degli indagati. Perché la legittima difesa funziona come causa oggettiva di esclusione dell'antigiuridicità, scusate il termine tecnico. Quindi non c'è fin dal primo momento reato. Vi cito l'esempio che mi ha riguardato tanto tempo fa. Rapinatori armati che minacciano evidentemente alla vita di un gioielliere. Il gioielliere lì per lì cerca di reagire per difendere il bene da cui dipende, non solo difendere la propria vita e incolumità, ma anche il bene da cui dipende la propria sussistenza, e di fronte al gesto ulteriormente minaccioso dei rapinatori tira la pistola e ne ammazza uno. Il caso era mio perché ero di turno, io non ho iscritto nessuno al registro degli indagati, perché non c'era, fin dall'inizio era evidente che non c'era. Perché oggi accade il contrario invece? Perché quella volta io venni fortemente criticato, perché non mi trovavo nella schiera dei politicamente corretti. Cioè? Bene così. Allora, questo che ha detto io lo vorrei mandare in onda praticamente... Un monumento. Ma è una sorta, una rivoluzione, nelle parole che ha detto l'ex procuratore, di normalità. Esiste atti relativi a, esiste la possibilità di aprire un fascicolo a nome di qualcuno. Sì, ma siamo sempre lì, quello è quello che dovrebbe essere. Certo. Non è. È
È come la legittima indifesa. Perché, dovrebbe essere perché, garantita. Ma non è. Sì, ma perché allora il cittadino, io ricordo, di forze di polizia, ricordo tanti anni fa che un vecchio maresciallo mi diceva: che giorno è oggi? Non lo so, è il 14? Allora no, andiamo domani a fare la perquisizione. Perché? Perché da domani entra in turno quell'altro magistrato. Scusate. Tecnicamente questo non si dovrebbe dire. No. Però ormai sono passati più di... Lo puoi dire, e io pure, è esattamente così. Ma perché? Ma esattamente, possibile che dobbiamo, ma possibile che dobbiamo vivere con questa Ieri è stato 39 anni di Moro. Ieri è stato anche 34 anni che sono entrato in polizia. Vedi? Dal primo giorno che sono entrato al reparto mobile di Padova, il vecchio istruttore che noi avevamo ci ha detto questo. Ed è rimasto quello che direi io oggi ai giovani che entrano in polizia. Purtroppo è così, bisogna conoscere anche i PM di turno. Ecco. Non è così che dovrebbe essere. Non è così che dovrebbe essere. No. Cioè la legge fatta dal potere legislativo... Cioè il giudice naturale, diciamo così. Quello che tocca. Quello che tocca. Però il giudice naturale in presenza di una legge che non va... allungata e accorciata. Ma la balla che sono tutti uguali è già dimostrata dal fatto che fra pochi giorni sarà anche il 25esimo anniversario della strage di Capaci. Sì. E quella è la prima grande, non l'ultima, né la prima in realtà, ma comunque diciamo è ormai stata elevata al simbolo, che proprio i magistrati sono totalmente diversi. Ma se no non li ammazzerebbero, alcuni sì, alcuni farebbero carriera particolare, alcuni verrebbero arrestati. Beh, vabbè, ma con questo però non voglio nemmeno dire. No, no, ma anche oggi c'è una carriera. Oggi è dura ormai da tre giorni. C'è una polemica anche a Catanzaro, perché noi abbiamo criticato il fatto che siano stati rilasciati dopo una serie di indagini, una marea di persone che abbiamo fermato perché per furto energia, il PM, i giudici, li ha messi tutti fuori. Perché non si è riusciti a identificare quanta energia elettrica hanno rubato. Ah, ecco. Ah, sì. Cioè, se io entro in una banca, allora porto noi abbiamo un criticato sacco di soldi, questa non si balla sa che non si può criticare le sentenze è una balla. Prescindere che qua non siamo in una sentenza, siamo ancora in un'operazione di prima fase. Quindi la critica è come? E dico anche che bisognerebbe portarli fuori. Il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, non nazionale, regionale della Calabria, ci ha attaccato pesantemente: come ci permettiamo noi di dire queste cose? Ma chi siamo? A noi. Noi siamo quelli che viviamo in mezzo alla società. Forse qualcuno vive in una, come un ectoplasma vagante. Va bene. Allora, questi non sono screzzi, secondo me, però sono anche giuste pillole per far valutare, per pungolare la discussione, per far valutare la gente. E rispondo anche a quello: cosa può fare la gente? Non solo chiamare, ma partecipare, cioè nel senso pretendere, non dico rivolte, sia chiaro, pretendere con dibattiti, marce, pressioni anche sulle autorità, che venga garantito loro uno dei capisaldi della Costituzione, la garanzia della sicurezza. E questo qui, poi lo sai, sarà sempre fatto finché avremo una telecamera. No, certo, voi anzi, per carità, no, io parlavo proprio dei quartieri, il condominio, la via, il paese, debbono pretendere. Certo. Non solo quando di fare le marce di solidarietà, solo quando succede la tragedia. Ma prima. No, prima, dopo è inutile. Lo comprendo che però non fanno questo di lavoro, non dovrebbero neanche pensare a doverlo fare, perché dovrebbe essere già lo Stato che ci pensa. Ma basta leggere il giornale. Ma siccome viviamo in questa società, in questo momento abbiamo bisogno della pressione buona, normale, doverosa e anche dignitosa dei cittadini. Un'ultima parola, me la dici per piacere, su i bulli che l'altro giorno hanno pestato una persona a Treviso in 4-5, mentre un'altra decina rideva, e questi qui hanno pestato. Io ho detto, mi sono permesso di dire, che quando succedono queste cose bulli, Stato e famiglia hanno bisogno di una ripassata di schiaffoni. Bulli per quelli che hanno fatto, e famiglie e Stato per quello che non hanno fatto.
Forse per me, anche per me gli schiaffoni, ma non si può. In senso metaforico, ovviamente. Io direi proprio in senso fisico. Ecco. Perché, guardi, manca solo una cosa. Guarda. Guarda. L'educazione civica. Ma noi a scuola noi ce la insegnavano, almeno, hanno smesso dico, di insegnare. Esatto, proprio lì, che almeno avremo un appiglio importante. Siccome era demodé, ma siccome non se ne deve parlare, teniamoci questi. È un po' come i matti, era brutto avere i manicomi, li abbiamo chiusi e i matti sono comunque rimasti, e ce ne sono sempre di nuovi, nelle famiglie disgraziate che si trovano a vivere delle situazioni purtroppo incredibili. E le famiglie, e le famiglie non vengono assolutamente aiutate. O per strada. In compenso però... Lo dico perché è un problema che viviamo in prima battuta molte volte Ma certamente. In compenso però, tra le spese che ci sono, nei miliardi di euro che vengono spesi per l'accoglienza per gli immigrati, ci sono anche gli psicologi. Sì, sì, certo, assolutamente. Non per le vittime, no, ovviamente. Va bene. Cari amici, il tempo è oltremodo passato. Io ringrazio Franco Maccari perché ogni volta che viene questa puntata, improvvisamente da normale diventa molto interessante. Beh, c'è stato un momento che non lo è stata. Sì, ma questa è una cattiveria e la dobbiamo anche... Sì, è una cattiveria. E lo dobbiamo anche capire. Io però ho detto che, per esempio, quando si era dare merito al capo della polizia, per esempio, l'ho dato, no? Certo. Quindi non è che sto qua col bastone. Ma per l'amor di Dio. Ma il questore di Venezia che è andato via, per noi non è stato assolutamente un esempio da seguire. Però, oh, per carità, è andato via, siamo contenti. No. Abbiamo perso un minuto, però. Va bene, buona serata a tutti e a presto.